Buongiorno ragazzi, benvenuti in questa nuova settimana. Già la passata settimana, per chi ha scaricato la scheda dal mio sito e ha lasciato la sua email, ho inviato una scheda di stretching molto basilare, però che è comunque sempre utile da fare una volta finito la fase di allenamento vero e proprio. Ragazzi, io sono duro come un palo. Non so voi, a forza di passare tra il divano, la sedia seduto in cucina a scrivere al computer, sdraiato nel letto, ho la schiena a pezzi. Questa settimana i riscaldamenti sono tutti focalizzati sulla mobilità articolare. Io sono veramente inguardabile, proprio sono rigido, ho mal di schiena, però non me ne frega niente, mi sono messo in gioco, anche voi fregatevene totalmente, anche se siete goffi, impacciati o magari sarete bravissimi, molto più bravi di me. Però focalizziamoci bene su quella particolare caratteristica, almeno durante la fase di riscaldamento, perché è fondamentale, perché se no la sedentarietà ci rovina le schiene, ci rovina tutta la catena posteriore, ok? Passiamo al corpo centrale dell'allenamento di oggi. Abbiamo una serie di ripetizioni discendente e ascendente di due esercizi. Quindi un allenamento molto semplice ma molto effettivo. Come possiamo tarare l'allenamento in funzione di quelle che sono le nostre caratteristiche? O scaliamo l'esercizio, quindi vi mostro durante il video quali sono le regressioni dell'esercizio stesso, dell'up, up, down, down per intendersi, oppure scaliamo il volume di ripetizioni. Quindi abbiamo il nostro piramidale, parte da 50 ripetizioni, possiamo decidere di iniziare da 40 o da 30 e fare discesa e risalita. Possiamo anche combinare i due aspetti insieme, quindi scaliamo l'esercizio e scaliamo il volume di ripetizioni. Questo per far calzare l'allenamento su quelle che sono le vostre corde fondamentalmente. Chiudiamo poi con una parte di addominali, dove abbiamo il V-sit. Per quanto riguarda le regressioni, ve ne mostro già alcune in questo video. Vi lascio in descrizione anche quelle che avevo preparato per la passata settimana, così ognuno può scegliere in funzione di quello che è il suo livello. Ok? Partiamo, vi faccio vedere qualcosa. Come vi dicevo, focus della mobilità in fase di riscaldamento, movimenti lenti e controllati, cerchiamo di raggiungere la massima profondità che riusciamo a sostenere per ogni esercitazione che ti mostro. Esercitazioni semplici. Cerchiamo di andare sempre a lavorare bene sul tutto il rombo articolare, fuori l'aria, respirare sempre. Per ogni esercizio che stai vedendo, ti fai 10 ripetizioni per lato per 3 giri. Il lavoro durerà 6-7 minuti, però sono 6-7 minuti ben investiti. Cerca sempre di muoverti prima in maniera lenta e controllata, per poi cercare di accelerare leggermente il ritmo esecutivo con anche le profondità che raggiungi come mobilità articolare, sempre a un ritmo un po' più rapido. Questo è il nostro primo target. Ultimata questa parte di mobilità, ci faremo una parte di attivazione dove abbiamo alcuni esercizi che hanno come primo target quello di alzare leggermente la temperatura corporea e farci un po' alzare anche le frequenze cardiache, che magari soltanto con la mobilità potrebbero non essere subito pronte e reattive per poi quella che è la parte veramente centrale dell'allenamento. Hai tutti i dettagli che ti permettono di condurre al meglio anche questa parte. Va bene?
bene? Ecco appunto che adesso partiamo con la parte di riscaldamento e reattività, un single leg deadlift alternato a alcuni appoggi di skip. Come puoi vedere, non è facilissimo gestire l'instabilità, devi cercare di mantenere l'addome contratto, alza bene la frequenza e l'ampiezza dei movimenti con le ginocchia mentre fai lo skip. Devi sentire tirare nei posteriori della coscia. Affondo posteriore, knee up, aggressivo, quando vengo verso l'alto, braccia coordinate, fuori l'aria, addome contratto, gestisco l'instabilità. Facciamo poi degli appoggi alternati a dei balzi. 6 secondi di apri e chiudi, 2 balzi consecutivi. Ci prendiamo una pausina di 5-6 secondi e poi ripartiamo. Ora siamo nel vero e proprio corpo dell'allenamento. Serie ripetizioni le hai già viste e sai che puoi scalarle in funzione di quello che è il tuo livello, da 50 a partire anche da 30 ripetizioni. Quando fai la up down down non è obbligatorio farlo alternato, l'importante è che poi a fine della serie ne hai fatti metà col braccio destro e metà col braccio sinistro. E eventualmente puoi scalarlo con del end release push-ups condotto con l'appoggio sui piedi. Ricordati che il centro rimane duro e sia che appoggi i piedi o come in questo caso appoggi le ginocchia, è un'unica linea che passa dal capo, attraversa il centro, arriva al bacino e giunge fino alle ginocchia o ai piedi, indipendente ovviamente dalle due varianti. Il secondo esercizio è del semplice air squat. Scegli tu il volume che vuoi e che senti di poter gestire. Qui partiamo con la fase di addome, con un replank, che se non riesci a gestire puoi lavorare con questa variante di rotazione laterale destra e sinistra senza passare sull'appoggio singolo. Serie ripetizioni le leggi sulla scheda, ok? Mantieni sempre il centro contratto, unica linea che passa tra spalla, anca, ginocchio e caviglia. E viene alternato al V-sit. V-sit che ti mostro in alcune varianti e alcune regressioni in questo video e poi ti lascio in descrizione le varianti che abbiamo proposto già la passata settimana, dove puoi andare a verificare e scegliere quella che è più calzante per te.